In questo numero, gli alimenti senza, business vale 2 miliardi. Agricoltura 4.0, più sostegno dalle banche. Calore e cottura outdoor, ecco le soluzioni green. Denaro sui mercati azionari. A seguire 120 secondi di notizie. E per concludere la rubrica dell'economia verde, Prometeo. Acquistare prodotti alimentari senza olio di palma, senza glutine, senza lattosio può obbedire a logiche di mercato più che a ragioni salutistiche. Un trend che si stima frutti 2 miliardi di euro all'industria alimentare perché oggi il business si fa togliendo piuttosto che aggiungendo sostanze. E in una società globalizzata fortemente influenzata dal web e dai giganti del food si rischia di perdere l'orientamento rispetto a una sana e corretta alimentazione a fronte della miriade di notizie che arrivano dai media. Ci sono notizie fuorvianti che arrivano attraverso i mezzi di comunicazione senza nessun filtro da parte degli esperti, dei nutrizionisti, ma direi anche senza nessun filtro da parte dei medici. Per cui bisognerebbe da parte nostra diffondere di più quelli che sono i principi della corretta alimentazione, ma anche da parte della gente di vedere, capire, sapere da dove arrivano le informazioni e dar loro il giusto valore. Esemplare il caso dei prodotti senza olio di palma, soprattutto biscotti, merendine, gelati, cioccolatini, che alcuni marchi dell'industria alimentare hanno deciso di produrre e reclamizzare. Ma sono davvero dannosi per la salute? Ci può essere una piccola verità, perché l'olio di palma è ricco di acidi grassi saturi, che sono quelli che possono nuocere perché facilitano la produzione del colesterolo. Ma in realtà la quantità che noi qui in Italia consumiamo è bassissima ed è al di sotto del massimo consigliato dalle linee guida per l'alimentazione italiana. Per cui è un falso scientifico. Diverso è il discorso per il glutine, che può far male. Levare per esempio il glutine a molti alimenti è inutile, addirittura nocivo, perché si leva un nutriente. Il glutine non deve essere consumato dalle persone affette da celiachia o anche da un altro gruppo di persone che sono cosiddetti sensibili al glutine, ma gli altri li debbono consumare normalmente. Gli alimenti senza glutine sono costosi. Per questo motivo chi è celiaco con la diagnosi di un medico specialista può usufruire dell'erogazione gratuita di questi alimenti indispensabili alla sua dieta, andando in farmacia o nei negozi specializzati. I celiaci devono acquistare prodotti senza glutine che sono costosi. Voi come vi regolate? Come potete fare la spesa? Avete qualche facilitazione? Sì, abbiamo un plafond mensile di 99 euro per le donne e invece 140 per gli uomini, però insomma è una cifra che assolutamente non basta, non copre la spesa, perché consideriamo che dunque la pasta, per un chilo di pasta si spendono 10 euro. Sono celiaco, mangiamo farine, biscotti, pasta, tutti alimenti privi di glutine e che non sono molto salutari per via dei conservanti, hanno molti conservanti e poi costano un sacco, costano veramente tanto. Poi nel mio caso, oltre ad essere celiaco, sono anche intollerante al lattosio, quindi veramente un disastro. Dunque, per non sbagliare e non farsi irretire dalle logiche di mercato, sarebbe opportuno seguire la dieta mediterranea e consumare i prodotti della nostra terra. La crisi degli ultimi anni che ha messo in ginocchio il comparto, dall'altro le nuove tecnologie che hanno aperto scenari innovativi per un settore fino a qualche anno fa ritenuto maturo, in cui il solo contributo della chimica e della ricerca genetica poteva incrementare la produttività. È l'agricoltura 4.0 che, al pari dell'industria, è chiamata ad affrontare la sfida dell'innovazione e dell'internazionalizzazione con progetti di filiera che tengano conto della valorizzazione del territorio, anche per meritare l'attenzione delle banche che possono finanziarla. Per un piccolo produttore di qualità, in passato era gioco forza necessario trovare qualche struttura di dimensione maggiore che avesse la capacità di andare sul mercato.
Oggi con le nuove tecnologie questo non è così indispensabile. Se dunque la tecnologia applicata ai campi ha aperto nuovi scenari anche per una banca come Biper, per storia e tradizione da sempre vicina al settore agricolo, si aprono nuove opportunità di intervento. Al di là del tradizionale ruolo, diciamo dal punto di vista del supporto finanziario, noi nel caso specifico con Agrion, che è un po' il braccio operativo dell'innovazione e della ricerca in questo territorio, abbiamo stipulato un accordo per cui abbiamo stanziato una cifra di oltre 100.000 euro per la formazione di due ricercatori che andranno a rafforzare la struttura di Agrion. E proprio al sostegno del territorio punta l'attenzione la Cassa di Risparmio di Saluzzo. La storia della nostra Cassa è intimamente collegata con la storia dello sviluppo dell'agricoltura nel nostro territorio. Adesso si può fare veramente un salto di qualità e portando a questi produttori anche tutta la gamma di servizi di Biper. Sistemi di cottura e riscaldamento che bruciano senza inquinare, grazie a un'innovativa tecnologia che consente di ottenere energia e calore dalle comuni biomasse, riducendo al minimo la produzione di gas nocivi, inquinanti o responsabili dell'effetto serra. A idearla è Enki Stog, startup innovativa con sede a Livorno che progetta, produce e vende bruciatori pirolitici. La tecnologia alla base di tutti i prodotti Enki Stog è protetta da due brevetti e si tratta di un'ottimizzazione di un processo già esistente, denominato pirolisi aperta. I sistemi Enki Stog trasformano le biomasse sfruttando il gas derivato dalla decomposizione stessa per ottenere l'energia necessaria a sostenere il processo. Tale perfezionamento è garantito da una particolare conformazione geometrica della camera di combustione che, unita a un sistema elettronico, gestisce e modula il flusso dei gas all'interno della camera stessa, rendendo la pirolisi stabile, sicura, priva di fumi e semplice da utilizzare. Una tecnologia green, ecco perché. Il sistema può trasformare qualsiasi biomassa con un'umidità inferiore al 30% ed il gas prodotto, se combusto, raggiunge una resa di oltre il 95%. Tale efficienza comporta un drastico abbattimento delle emissioni. L'unico materiale residuo del processo è un carbone attivo di altissima qualità, tecnicamente denominato biochar. Il biochar è un carbone attivabile ideale per il filtraggio di acqua o aria e se miscelato al terreno ne aumenta la fertilità fino al 30%. Azioni, ancora azioni, è lì che confluiranno i flussi di denaro nel 2018, quando comincerà la fase avanzata del ciclo economico e, stando a Union Banker Privé, la crescita globale raggiungerà la velocità massima da 10 anni a questa parte. Europa e Giappone sono i due osservati speciali dagli analisti e dagli investitori, insomma è qui che il premio al rischio sarà più alto e si potranno fare gli affari migliori. Secondo NN Investment Partners, il contesto dei fondamentali per il mercato azionario non appariva così positivo da diversi anni, con solidi dati macroeconomici e una crescita degli utili a doppia cifra sia per quest'anno che per il prossimo. Le quotazioni sono cresciute molto negli ultimi 12 mesi, ma è difficile prevedere se i mercati azionari continueranno questo ininterrotto trend. Secondo il gestore, le valutazioni elevate non sono un impedimento per ulteriori rialzi, soprattutto, appunto, nelle borse dell'Eurozona e del Giappone. Qui la vittoria elettorale del primo ministro Abe ha ridotto in modo sostanziale l'incertezza politica, mentre l'Eurozona è preferita agli Stati Uniti per le sue valutazioni più allettanti e per una maggiore sensibilità ciclica. Bond e immobili offriranno rendimenti quasi nulli, mentre i finanziari dovrebbero sovraperformare le utilities e le telecomunicazioni. La Bank of New York Mellon punterà sulle azioni del comparto bancario italiano e del settore delle infrastrutture. Le strade a pagamento, che generano flussi di cassa costanti, sono ben esposte al ciclo economico, all'aumento della domanda e all'utilizzo di automobili. Corre il mercato dell'information technology in Italia. Secondo il rapporto di Assintel, l'economia digitale è cresciuta di oltre il 3% nel 2017 e continuerà la volata anche nel 2018. Se si allarga l'orizzonte all'intero comparto ICT, che include i servizi di telecomunicazione, il mercato vale oltre 30 miliardi di euro.
C'è anche un fondo per il settore avicolo nella legge di bilancio 2018, il sostegno al comparto del pollame e delle carni bianche è di 20 milioni per il biennio 2018-2019 ed è stato deciso per alleviare l'impatto delle pesanti ripercussioni dell'influenza aviaria. Sulle stime del PIL 2018 peseranno le scelte post-voto, lo mette nero su bianco il Centro Studi di Confindustria, che ritiene comunque probabile un rialzo delle stime del PIL del prossimo anno, per ora a più 1,3%. Gli impatti positivi sulla crescita arriveranno dall'export in espansione fuori dall'Europa e dal nuovo slancio degli investimenti delle imprese. Sia la web tax, ma dal 2019 la Commissione Bilancio del Senato ha approvato l'introduzione della tassa, che prevede un'imposta del 6% sui ricavi dei giganti internet in Italia, da Google ad Amazon. Il gettito previsto è di 114 milioni, ma i suoi effetti si vedranno tra due anni. Greggio di nuovo in rally. A New York le quotazioni hanno sfiorato i $60 al barile, aggiornando i massimi da due anni. L'attesa è per il meeting dell'OPEC, che potrebbe allargare ad altri paesi la coalizione che sta tagliando la produzione di petrolio. Il mercato si aspetta una proroga dei frazionamenti fino alla fine del 2018. Dall'agenda 2030 a Parigi, le azioni per il clima. Gestione rifiuti, un settore da 10 miliardi di euro. Agire per il clima è un imperativo globale e la sfida riguarda tutti. Tutti i paesi, tutte le realtà del mondo economico, politico e civile, che devono ridisegnare, ciascuno per la propria parte, un futuro a basse emissioni di carbonio. Così paesi da ogni angolo del globo hanno sottoscritto impegni per contenere le emissioni, mitigare gli effetti del global warming, costruire sistemi resilienti. Tutto nero su bianco in due importanti iniziative, l'Accordo di Parigi e l'Agenda per lo sviluppo sostenibile. L'Accordo di Parigi, intesa globale sui cambiamenti climatici, è stato raggiunto il 12 dicembre 2015 a Parigi. Prevede un piano d'azione per limitare l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali e di puntare a limitare l'aumento a 1,5 gradi centigradi. Stabilita anche la verifica ogni 5 anni dal 2023 dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e la creazione entro il 2020 di un fondo per i paesi più poveri e vulnerabili di 100 miliardi di dollari. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d'azione per le persone e il pianeta, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 paesi dell'ONU, che comprende 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, per un totale di 169 target. Andranno raggiunti entro il 2030. Il goal numero 13 impone di agire per il clima, ovvero di promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico. In questo contesto si inserisce la strategia ENI per un futuro low carbon. Al centro l'investimento nel mix energetico, gas naturale e rinnovabili, continuando allo stesso tempo ad abbattere le emissioni di CO2 e aumentando l'efficienza delle attività operative. Tradotto in cifre, 550 milioni di euro stanziati per le energie rinnovabili nel quadriennio 2017-2020, 220 megawatt di picco di capacità installata grazie al progetto Italia al 2022, meno 43% di emissioni di gas serra al 2025. La Climate Strategy ENI comprende anche la riduzione del flaring, combustione del gas estratto in eccesso. L'obiettivo è zero flaring al 2025, oltre a una riduzione dell'80% delle emissioni fuggitive di metano al 2025 rispetto al 2014. Gestione dei rifiuti e recupero di materiale è un settore che cresce anche se a macchia di leopardo, a ritmi ben più veloci di quelli dell'economia e che arriva ad un valore di quasi 10 miliardi. A tracciare il quadro è il report 2017 di Altesis. Il rapporto annuale di German Watch sulle performance climatiche di 56 paesi e l'Unione Europea conferma l'Italia al 16° posto anche se crescono le emissioni di CO2. Indietro Germania al 22° per il carbone e nelle retrovie Cina al 41° e Stati Uniti al 56°. New entry l'Unione Europea al 21° posto.